Ciao a tutti, io sono Dario e interpretavo Pinocchio. Un momento divertente è stato sicuramente nella replica di Piacenza quando a un certo punto la scenografia stava per cadere e io ho trovato il buco dove infilarmi per non essere diciamo schiacciato dalla scenografia, quindi diciamo che non correvo nessun pericolo, però è stato divertente perché abbiamo dovuto poi ritirare sulla scenografia durante lo spettacolo. Io mi sono un attimino preso male, però è stato divertente, ci abbiamo riso su tutti dopo. Il momento più bello sicuramente per me è sia il momento che la canzone dell'amico che avevo interpretato insieme a Lucignolo, Edoardo Piacente, ai tempi. In tutte le repliche ogni volta quel momento era davvero emozionante. Un aneddoto che ricordo con molto piacere è stato quando al termine di una replica siamo scesi in sala per salutare i bambini che erano presenti e un piccolo bambino di 5-6 anni, si chiamava Luca, mi ha abbracciato dicendomi che Pinocchio era stato molto fortunato ad avere un papà come me perché Geppetto è un papà davvero molto speciale. Il momento invece che ricordo con più emozione dello spettacolo è quando insieme a Maria Teresa, che interpreta il ruolo di Angela, ho cantato la canzone Figli. Una canzone che ha toccato un po' le corde del cuore, dell'anima, del pubblico che ha applaudito, perché poi alla fine le parole della canzone Figli vuol dire per quanto tu fai, alla fine non è mai abbastanza, c'è sempre questo dubbio con i figli e quindi ovviamente tutti i genitori si sono ritrovati un po', quindi sicuramente Figli. Un aneddoto divertente che ricordo dello spettacolo è quando durante la prima scena del prologo dovevo entrare per fare una magia e far apparire la luna sul sipario, ma questa luna non è mai comparsa e sono rimasta ad indicare il sipario vuoto. Invece la scena che ricordo con più piacere è l'ultima scena, quando Pinocchio da burattino diventa un bambino e fa commuovere tutti quanti. La scena più bella di Pinocchio, per me è la scena in cui Pinocchio torna a casa, è appena stato costruito da Geppetto e canta insieme a Geppetto questa canzone che si chiama Insieme, in cui, parlano del rapporto tra padre e figlio e Pinocchio non sa niente, insomma, è appena stato costruito, quindi non sa affrontare la vita e Geppetto glielo insegna. Quindi è molto, molto toccante e molto bello. Ho conosciuto il regista Adriano che, pur non avendomi mai visto, si è provato a fidare di me e mi ha detto: ma sì, partecipa. E allora da lì mi ha assegnato alcuni piccoli ruoli che avrei svolto durante il musical di Pinocchio, perché non avevo solo un ruolo fisso, ma in base alla scena ero un personaggio, diciamo, tra virgolette, di contorno, perché come mi ha sempre insegnato Adriano, ogni ruolo è importante, tu sei protagonista sempre quando sei in scena. E così mi sono ritrovato a fare anche un ballo che io mai mi sarei aspettato. Ricordo ancora il ballo quello delle alghe, infatti ero tutto vestito con questa tuta aderente verde da alga e ero di lì che ballavo Il pezzo che mi è piaciuto di più in tutte e due le produzioni è stato Sballo, perché secondo me è una coreografia piena di energia, piena di vita e diciamo che un po' mi rispecchia, perché anche io sono un po' esuberante, un po' carica come i ragazzi che vogliono andare nel paese dei balocchi, sono un po' sballata, un po' così. È stata davvero una coreografia travolgente. Ha un ritmo molto forte, una musica che ti travolge davvero. È una coreografia molto vivace ed energica e quindi è molto divertente da ballare e interpretare. Ciao a tutti, sono Adriano e mi sono occupato della regia oltre che interpretare il gatto affiancato da una splendida volpe, interpretata da Sonia Pantoni. E in alcune repliche sostituita dalla talentuosa e new entry Erika Ezzaguirre. Si tratta dell'edizione di Pinocchio del 2015, la prima era stata fatta nel 2007, è stata una riproposizione di uno dei musical secondo me più belli italiani e quindi anche, se vogliamo, adesso diventa un omaggio a Manuel Frattini. Comunque è stata una
una bella esperienza, in quanto la compagnia nel frattempo si era arricchita di nuovi e giovani talenti e ci sono stati anche dei ritorni di vecchi attori della precedente annata. Quindi adesso vi auguro solo buona visione. Ciao a tutti! C'era una volta un re, no?